Questo è lo studio Serpic, Sergio Simeoni, siamo in via Butrio, nel pieno centro quasi della città di Udine, uno studio carico di colori, di tensioni, di volontà di partecipare a questo processo creativo che è l'arte. Ma in questo caso noi ci troviamo di fronte anche a una volontà precisa quella di devolvere il ricavato delle mostre che vengono svolte e delle attività culturali e artistiche di Sergio Simeoni a una onlus che cura le problematiche del recupero di una certa eh, disabilità, della quale ci parla Maria Teresa eh, Simeoni. Quindi un obiettivo non solamente artistico, ma anche umano, esistenziale, solidale. Certo, la, la ONU è nata naturalmente da una pulsione familiare, una necessità, eh, il desiderio di, di aiutare chi appunto è, mh, ha problemi con la sclerosi e di conseguenza abbiamo deciso di devolvere il ricavato delle vendite dei monili, del, delle opere che mio marito eh, compie e fa a questa Onlus e di conseguenza finanziare dei progetti, dei progetti medici qui nel territorio, quindi a Udine, quindi al, al civile per il primo anno, il secondo anno è stato il Gervasutta e adesso abbiamo già un, una congrua eh, cifra da devolvere al prossimo progetto. I progetti sono tutti quanti, eh, chiaramente passano per la, per la Commissione etica e di conseguenza sono regolarmente certificati e seguiti dai medici e da noi poi in un secondo, in un secondo tempo. Sono contati e cerchiamo di essere attenti eh, a dove vanno, a dove vanno questi soldi e la cosa sinceramente ci riempie sì, di orgoglio perché fare un lavoro così bello come quello dell'arte e dargli un fine che è umanitario, comunque di solidarietà, sì, ci riempie di gioia. E questo progetto si chiama Un Sogno sereno. sereno? Sì, Un Sogno Sereno, esatto. Ci è sembrato opportuno prima parlare del progetto? Ma adesso parliamo strettamente dell'arte di Sergio Simeoni. Sergio Simeoni è un pittore, ma anche uno scultore, un grafico. Eh, tutte eh, le, le aree della creatività sono sviluppate. Sergio, in quale momento della tua vita tu ti sei sentito incline alla figurazione? Te lo chiedo perché tu provieni da un mondo che è quello commerciale, che è abbastanza lontano dall'arte. Beh, se dobbiamo cominciare a parlare della mia vita dovremmo stare qui a meno sei anni. Tutto inizia a Lignano, Sabbiadoro quando avevo un'età di 22-23 anni, che frequentava la via dove, in cui vivevo, via, eh, no, via, non mi ricordo più, e c'era la taverna di Concetta dove era frequentata da tutti i pittori, tutti gran parte di pittori friulani e così ci sei arrivato anche tu e sono arrivati io, Tio Freppettino eccetera, Marcello D'Olivo che non era friulano ma era l'architetto che ha fondato e che ha costruito Liano Pineta e da lì è, è, è nata questa mia passione perché mi chiamavano, e io ero una figura un po' simpatica, mi, mi sedevo a tavolo con loro, mi facevano dipingere qualcosa su delle carte che poi io ricordo e ho conservato ancora un quadro, forse l'unico che sono riuscito a conservare perché tutto quanto quello che avevo costruito e fatto con grandissimo orgoglio è andato perso con l'alluvione del 66. Io avevo uno studietto piccolo in una cantina dove più delle volte dipingevo con la candela perché o mancava la luce o si bruciava la lampadina, e perciò. Quando si dice erano altri tempi. Eh? Erano altri tempi, forse un po' anche migliori, tra virgolette. Comunque mi dilettavo. poi l'alluvione mi ha portato via tutto, perché abbiamo avuto due metri. Non l'entusiasmo però. No, l'entusiasmo no, rimane e spero che rimarrà sempre. Oggi come oggi parlare di pittura è veramente una cosa difficile, perché passare dal... dal, dal, dal figurativo, dai paesaggi, dai volti, da, da queste cose... Passare all'astratto... Come hai fatto tu. Come ho fatto io, non è una, un passo molto facile. Anche se all'occhio della massa eh, l'astratto diventa una cosa buttata lì, quattro linee, quattro... E eh, sembra una cosa facile, ma non, non lo è. è. Una cosa facile, ma non lo è. Perché non lo è? Perché lo sguardo ha bisogno di, di vedere... Il vedere che cosa vedere un quadro. Quando uno vede un quadro e dice, eh, ma cosa significa, cosa vuol dire nulla e tutto, perché? Perché nei segni che il pittore esige e vuole far vedere, vuole dare, è tutta una cosa diversa dal, dal dipingere eh, quadri di paesaggi o volti. Questo perché? Perché il paesaggio diventa una foto, fatta benissimo, dipende dalla mano del, del, dell'artista, però rimane il paesaggio. La visualità di questo quadro rimane talmente veloce che uno lo vede e vede il paesaggio. La montagna, il fiume, eh, le case, le vie e questo diventa facile. Diventa più difficile quando si vede una cosa astratta. Perché? Perché bisogna non capirla, ma deve dirti qualche cosa. L'artista non è che voglia dipingere per farti capire quello che lui vuole dipingere. L'artista dipinge per far sì che tu possa vedere in questo quadro, in queste linee, una piccola emozione che quando tu l'hai avuta per l'artista ha già risolto parte del suo problema. Oggi come oggi dipingere e eh, fare l'astratismo è una cosa semplicissima, però forse ritengo che sia una, cosa una delle più difficili se fatta come va fatta. Io non mi ritengo un grandissimo eh, artista, io sono un operaio dell'arte e mi ritengo questo perché, perché non ho fatto lo studio d'arte come mi sarebbe piaciuto, perché i tempi erano altri e le esigenze della mia famiglia erano altre però ho conservato questa passione che poi con le letture con l'aiuto di molti artisti che mi hanno aiutato a creare a crescere sono riuscito a, a fare sì che oggi posso avere l'onore di fare un centinaio di mostre sia in Italia che all'estero con risultati abbastanza Buoni, questo uh, per chiudere Sì, mi piace la tua consapevolezza, sì, e, e credo che sia la cosa più bella che io possa avere. Continuerò, continuo a fare questo tipo di mostra e di pittura perché sono entusiasta, mi piace e cerco di migliorare tutti i giorni. Oggi faccio una cosa che Ritengo che non mi venga bene, la metto da parte e la riprendo fra un mese, un anno, sei giorni, quando l'ispirazione mi, mi ritorna. Quando si dipinge un astratto, eh, un artista non è che parte con l'idea di fare questo segno, quell'altro segno e eh, cose varie, parte facendo una linea, due, tre, cinque. E poi si lascia condurre. E poi si lascia condurre. C'è cioè il, il il nascere, il creare quello che man mano c'è un percorso che è dentro di te. Tu lo vedi, lo crei, vai avanti, dipingi, alla fine hai un risultato. Il risultato qual è? Quello che piace a te, sperando che poi piaccia anche agli altri. Carlo Stragapede è un artista. Quale riflessione si può fare su un collega come Sergio Simeoni? Il collega Sergio Simeoni è molto bravo, secondo me approfondisce molto la propria introspezione. E nelle sue opere c'è una sedimentazione della materia, una sedimentazione del proprio io. Questa sedimentazione esce tramite i colori, tramite le luci, c'è una contrapposizione di contrasti tonali tra luce e ombra. E secondo me è importante questa cosa perché c'è alla fine propone un transfer tra la propria soggettività, il proprio vissuto, con il vissuto, diciamo, degli altri. Quindi c'è un transfer col, tra l'artista e il fruitore, e chi vede l'opera. E quando si vede l'opera, secondo me, eh, vi è un'emozione, ma l'emozione parte dall'artista e finisce, finisce con il fruitore, quindi... Il cerchio si chiude, secondo me. Io volevo, se possibile, proporre un lacerto di lettera ad un amico che avevo eh, scritto per un sogno sereno, che dice così, inconsciamente spezzi il cerchio dell'uno, l'idea antica dell'immutabilità ed espressione di potenza conservativa della logica, destabilizzi il sistema, lo attacchi, lo infrangi. Lo contestualizzi e decontestualizzi la sintesi perfetta, plasmi la materia luogo delle illusioni sensibili, fenomeniche, per rivedere, riordinare ricostruire un'ulteriore e nuova identità. Bene, io penso che dobbiamo chiudere qui il nostro pagine d'artista e dire. hai sentito che cosa <ride> ha detto Carlo? Sì, ma il conto è cambiato alla grande. Voglio anche dire che chi vuole visitare questo studio in via Butrio a Udine troverà sempre la porta aperta con Serpic e Sergio Simeoni.